Siamo qui a guardare ora le fasi finali, gli ultimi minuti di questa prima semifinale di Qatar 2022, Argentina-Croazia. Ora, nel momento che sto registrando, 3-0, magari segnerà la Croazia una rete, magari la farà la quarta all'Argentina, e tutto è possibile, ma penso che ormai la prima finalista, e a mio malincuore, che perché facevo sia per la Croazia, non è che tifavo. Diciamo tra tutte quelle che simpatizzavo perché è un piccolo miracolo calcistico che si poteva ripetere, una costante di questa piccola nazione che però ha una grande cultura calcistica. Così non è stato, si è trovata davanti in Argentina che era partita male e poi soprattutto mi dispiace anche perché non vedremo, oddio, un'altra partita sì, per la terza e quarta posizione, la tifosa croata, la CNL, continueremo a vedercela, vabbè, sicché un pochino di soddisfazione ce l'avremo lo stesso, però... Un'Argentina che era partita a fari spenti, una Croazia che aveva iniziato a giocare a pallone e l'avevano tortati bene bene al centrocampo con Modric, Kovacic, Brozovic, con i movimenti poi di Perisic dall'altra parte Juranovic, l'avevano cartati bene. I primi 20-23 minuti non ci aveva capito proprio ne merita mazza l'Argentina. Poi dopo è cambiato tutto, però vedete la differenza? Sorprese sì, fino a un certo punto, perché poi quando il gioco si fa serio, quando inizia a fare la pressione, comincia a farsi pesante, che succede? Succede che le squadre forti, seppur giocando male, perché l'Argentina secondo me non ha un minimo di gioco, non c'è un briciolo di spettacolo nel proprio gioco, e nonostante abbia Messi, sta andando avanti in mondiale giocando male, proprio una squadra nazionale sorniona, e che campa appunto per le giocate singole. Messi, come può essere quella di Alvarez, come potrebbe essere quella, che ne so, di Dybala, quando entra, e campa, ecco, di queste giocate soliste che però a quanto pare pagano perché ha passato il girone, l'ottavi, i quarti e ora a semifinale vince e va in finale. Evidentemente paga anche così, il calcio è anche questo. Mi dispiace la Croazia che ha giocato bene, nel secondo tempo si è allungata e dopo ha subito la seconda rete, la terza rete su una grandissima azione di Messi che ha servito Alvarez davanti al portiere, ma era normale, era logico. La Croazia, secondo me, ecco, l'unica cosa che poteva migliorare, ma sì, qui si parla sin dall'inizio, che poi tra l'altro le prime due reti dell'Argentina sono nate dai errori croati. La prima, la difesa, la prima volta che penso che si sia fatta beccare totalmente fuori posizione in tutto il mondiale e ha pagato a caro prezzo con il rigore. E dopo anche quel calcio d'angolo con quello schema dove praticamente è andata a perdere quella palla che è costata cara, che una squadra argentina del genere te non li può permettere un contropiede in quel modo. Perché ti segna, perché ti punisce, è normale, è calcio. Comunque, onore alla Croazia, ha tenuto testa come vice campione in carica del mondiale, ha tenuto testa questo mondiale a tutte, a testa alta esce sicuramente, forse sarà l'ultima occasione. È stata l'ultima occasione di vedere all'opera un campione come Modric, che tanti dei giovani, come ripeto, devono imparare da uno come lui. E niente, penso che presumo che comunque la finale sia Argentina, Francia-Argentina, perché anche il Marocco sì, giocano bene, favola, ma la Francia non è di certo il Portogallo. La finale sarà Argentina-Francia e lì saranno un bello scosso da vedere. Ecco, ora intanto ha tirato Maier, siamo all'89esimo quasi, ormai è andata. Onore all'Argentina, io speravo andasse a casa sia lui che a Dani. Noi ce la subiremo anche per la finale. E se vi devo dirla tutta, in finale, fa Francia e Argentina, proverei anche a tifare. Avrei piacere se trionfasse l'Argentina, tra tutte e due. Se poi ci va il Marocco, vincesse il Marocco, sarei contentissimo, ma niente. E niente, finisce qua l'avventura della Croazia, questa bella avventura, questo bel sogno, purtroppo nei peggiori dei modi, immeritatamente. E soprattutto nei primi 50 minuti, 60, fino al 3-0 dell'Argentina, ha pagato in esperienza, non ha pagato il fattore di non avere dei attaccanti adeguati che potessero impensierire la fase difensiva albiceleste. Dall'altra parte invece l'Argentina ha giocatori che ti fanno la differenza quando meno te l'aspetti. Come rilasci un mezzo metro, un metro di spazio, ecco il risultato. 3-0, tutti a casa e l'Argentina in finale. Vabbè, ciao ragazzi, ci vediamo. Ci vediamo domani per posto dell'altra semifinale Francia-Marocco. Ciao!